La deroga si può dare al punto nascita di Sulmona, si possono rivedere gli standard della sicurezza alla luce anche di quanto è accaduto in Toscana. Il messaggio della senatrice Paola Pelino presente qui a Sulmona nella manifestazione pubblica a Piazza 20 Settembre. Gli standard li si possono rivedere, l'importante è che la regione garantisca che c'è sicurezza per una mamma che deve partorire e soprattutto per un bambino che deve nascere. Detto questo, passa tutto in mano alla regione, non mi si venga a dire come un rimpallo il ministero, no. Tra l'altro c'era già questo passaggio di chiodi dove Sulmona era stata già messa da parte. A questo punto mi dispiace, se è politico ancora di più dovrà essere la nostra battaglia. Abbiamo posto una pietra per un nuovo ospedale, non credo sia stata una presa in giro, ci sarà un nuovo ospedale, lo voglio augurare perché è stato fatto con i maggiori crismi, diciamo, qui a Sulmona. Si farà in modo che questo punto nascite abbia un reparto neonatale all'altezza di garantire la sicurezza del nascituro. Detto questo, non si può togliere questo punto nascita. E dunque Sulmona scende in piazza, si scatena la rabbia del capoluogo Peligno contro la chiusura del punto nascita del nosocomio cittadino. Ci sono tutti, anzitutto i portavoci del presidio civico territoriale di Palazzo San Francesco, ha aperto il comizio Luigi La Civita, poi Alberto Di Giandomenico, hanno parlato tutti, parleranno anche gli studenti, parleranno anche i giovani. La rabbia di Sulmona per una scelta che è calata dall'alto senza la concertazione del territorio. Chiamo anche quest'oggi di mobilitare più persone possibili su questa questione, perché questa è una battaglia, una propria ribellione civile, a una decisione presa dalla politica sulla nostra pelle. Il messaggio da lanciare ai cittadini è di essere vicini a noi, che stiamo portando avanti questa lotta e che ha ancora dei margini per poter conseguire un positivo risultato. Noi chiediamo alla gente innanzitutto di partecipare al presidio, che continuerà finché il decreto non verrà ritirato, per cui noi continueremo ad occupare l'aula consigliare. Chiediamo alla gente di fare informazione e di mobilitarsi, quindi ben vengano le idee nuove di mobilitazione, anche creative, dei flash mob, delle installazioni, delle manifestazioni, qualunque cosa, purché la gente sia partecipe. E soprattutto noi mandiamo ancora una volta un appello alle donne, perché ci stanno levando il diritto alla nostra assistenza sanitaria e alla nostra salute, quindi donne, mobilitiamoci. La mobilitazione serve, abbiamo visto che Sulmona riesce a dare una risposta, continuiamo con questa battaglia e siamo ancora più pesanti. La grinda dei giovani è contro la chiusura del punto nascita, noi siamo qui ad appoggiare questo presidio e tutta la città, perché qui si sta facendo il bene della città, non di certo il bene delle logiche dei partiti. Che solo con l'unità e la tenacia si possono ottenere i risultati ai quali tutti quanti noi speriamo di ottenere.